L'Arcangelo Raffaele e la benedizione delle medicine. Le medicine non devono essere un atto semplice terapeutico, senza compassione o amore. Una medicina disumanizzata, che vede soltanto i mezzi scientifici e tecnici, può non essere totalmente efficace. Per questo è imprescindibile, nell'esercizio della medicina e della cura agli infermi, che i pazienti e chi lo assiste siano in grazia di Dio e invochino San Raffaele con fede, come inviato da Dio per guarire. Dio può fare miracoli o può guarire per via ordinaria attraverso i medici e le medicine, ma sempre la salute è un dono di Dio. Peraltro, è molto significativo e utile far benedire i medicinali nel nome di Dio prima di assumerli. È importante che siano benedetti da un sacerdote, però, se non c'è tempo o possibilità di farlo, noi stessi o un familiare può pronunciare queste preghiere o una simile. Iniziamo con la preghiera. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, che meravigliosamente hai creato l'uomo e ancora più meravigliosamente lo hai redento, degnati di soccorrere con il tuo aiuto tutti i malati. Ti chiedo specialmente per, diciamo il nome della persona. Esaudisci le nostre suppliche e benedici queste medicine o questi strumenti medici, affinché colui che le prenda o sia sotto la loro azione possa essere guarito. Per la tua grazia te lo chiediamo, Padre, per intercessione di Gesù Cristo, tuo Figlio, e per l'intercessione di Maria, nostra Madre, e di San Raffaele Arcangelo. Signore mio Dio, sei tu che hai dato l'intelligenza all'uomo, perché possa penetrare i segreti della natura. Benedici, ti prego, queste medicine che devo prendere per la mia salute. Ti chiedo che queste medicine servano soltanto per il mio bene e che non lascino nessuna conseguenza negativa nel mio corpo. Lo chiedo a te, Signore mio Dio, al quale appartiene il regno, la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Tracciare un segno di croce sulle medicine. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Che Dio ci benedica, faccia risplendere il suo volto su di noi e ci dia la pace. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. L'incensiere d'oro vi saluta, vi dà appuntamento al prossimo video e vi ricorda sempre di ricordarmi nelle vostre preghiere. Io pregherò per voi. Grazie.